Chiariello, che in compagnia lo vedo già pronto con Di Maio. Buongiorno ad entrambi. Eccoci qua, faccio un brevissimo bignami. Questa mattina doveva esserci l'insediamento del Consiglio regionale, però abbiamo un Presidente della Regione eletto, sospeso, non ancora insediato, insomma un groviglio istituzionale che è da paura, e c'è il Presidio del Movimento 5 Stelle. Come si esce da questo impasse? L'impasse ce l'ha la Campania. Io non so se i cittadini, gli altri cittadini delle altre regioni lo sappiano, ma da più di un mese il governo regionale non esiste, il consiglio regionale non si riunisce e la Campania è allo sbando, nel senso, io capisco che nessuno se ne è accorto perché quello di prima pure era un ectoplasma, però oggi noi abbiamo un problema di disoccupazione, un problema legato ai servizi pubblici, e la regione non c'è più per fare i tavoli di concertazione per risolvere i problemi. Allora stamattina si assiste ad un'altra di quelle unicità tutte italiane in cui i cittadini e dei consiglieri regionali chiedono di entrare in consiglio per cominciare a lavorare, e il consiglio regionale non si convoca perché stamattina è stato sconvocato. Perché? Perché Matteo Renzi e Vincenzo De Luca, con la loro arroganza infinita, hanno preteso di candidare questa persona, Vincenzo De Luca, alla presidenza della regione. Nessun cittadino, 7 cittadini su 10 non sapevano, anche per le palle che avevano raccontato Renzi e i suoi, che De Luca dovesse essere sospeso, quindi qualcuno lo ha votato, è stato eletto, adesso è sospeso, il Consiglio regionale non si riunisce per non prendere atto della sospensione, perché si dovrebbe tornare a votare. Questa però è la patologia. Io le chiedevo, lei è un uomo delle istituzioni, vicepresidente della Camera, come si esce da questo impasse, perché è un impasse grave, allora, questa è una regione importante. Si esce, la legge lo prevede, se stamattina il Consiglio regionale si riunisse, prenderebbe atto della sospensione di De Luca e, secondo la maggior parte della dottrina, si dovrebbe tornare a votare. Qui bisogna tornare a votare e chiedere a quei partiti che hanno fatto ferro e fuoco delle nostre istituzioni di non presentarsi più, di tornarsene a casa. Vincenzo De Luca non andava candidato, la regione Campania rischia 6 mesi di commissariamento perché dovevano necessariamente candidare uno che, dopo aver fatto 30 anni il sindaco di Salerno, voleva il giocattolo della regione. La cosa che mi fa arrabbiare è che questa è una delle regioni con la più alta povertà infantile d'Italia e noi non abbiamo più le istituzioni perché le utilizzano o come bancomat o come capriccio, perché da sindaco doveva diventare presidente di regione Vincenzo De Luca. Io il conto delle elezioni regionali, delle prossime che si dovranno fare per colpa della sospensione di De Luca, lo faccio pagare a Renzi, gli presento la fattura a Renzi, perché è lui il responsabile politico. Ci hanno rotto le scatole perché non riuscivamo a fare il governo a inizio legislatura e dicevano che senza governo il paese sarebbe andato allo sbando. Oggi la Campania non ha il governo da un mese e nessuno sta dicendo niente. Quindi la posizione di 5 Stelle, bisogna andare subito al voto. Bisogna andare subito al voto, ma stamattina il Consiglio regionale si deve riunire, perché la cosa assurda... Non si può, non li fanno entrare la polizia e i carabinieri. Ma voi vi rendete conto che ci sono dei consiglieri regionali eletti dal popolo che non li fanno entrare in Consiglio regionale? Ma per colpa della polizia. Ma non per colpa della polizia, per carità, loro fanno il loro lavoro. Qui il problema vero è che siamo in un momento della storia della nostra Repubblica in cui i partiti che ci hanno governato negli ultimi 20 anni credono che le istituzioni siano cosa loro. Le chiudono e le aprono come vogliono loro e decidono loro chi deve entrare e chi no. Questa non è più democrazia, se questo è lo Stato e le istituzioni. E queste mancanze si ripercuotono sulla vita dei cittadini campani, che hanno un dramma come la terra dei fuochi o hanno un dramma come la disoccupazione giovanile, e ci sono istituzioni che invece di affrontare i loro problemi utilizzano questi palazzi per scambiarsi o spartirsi le poltrone. Grazie onorevole. Grazie. La terra dei fuochi che hanno dimenticato in tanti.